Dunque, Jason Fuchs, sei tornato ad allenarti oggi con la squadra, con la classica maglia rossa. E il tuo dito come va? Il mio dito va bene, l'operazione è andata bene e riprendo poco a poco, torno sul ghiaccio adesso e no, sono contento di tornare sul ghiaccio. Mentre non eri sul ghiaccio, puoi raccontarci un po' che tipo di lavoro hai svolto per evitare di rimanere indietro, magari rispetto ai tuoi compagni? Ho lavorato tanto sulla forza delle gambe, esplosività e facevo lo stesso lavoro che si fa sul ghiaccio con intervalli e così. Che prime impressioni hai avuto allenandoti con la squadra? È un livello che riesci a tenere rispetto a quanto eri abituato lo scorso anno? Penso di sì, penso, sono un giocatore abbastanza veloce, quindi la velocità così non mi fa paura. Adesso non ho ancora avuto contatti fisici, ma andrà tutto bene secondo me. Stanno Lambria ha due centri stranieri con tanta esperienza anche in NHL. Tu, essendo prevalentemente un centro, penso ci sia molto che puoi imparare da loro. Sì, esatto, posso davvero imparare molto, molto da loro. Adam ha tanta esperienza in NHL, quindi anche Okwe hanno tanta esperienza in America, quindi penso che posso davvero imparare molto da loro e sviluppare tanto il mio gioco. Ti hanno già dato magari qualche consiglio oppure non avete ancora molta confidenza con quelli nuovi arrivati? Non ho ancora chiesto tanti consigli, visto che non posso tanto toccare i dischi per il momento, quindi lavoro un po' sulla condizione per il momento e dopo, quando potrò toccare i dischi, però chiederò sicuramente consigli. Invece, sempre pensando al tuo ruolo di centro, quest'anno c'è tanta competizione in squadra, visto che penso che le prime tre linee più o meno saranno fisse con Okoin, Ole e Schlagenhauf. Come vedi questa competizione che si sviluppa dentro la squadra? Come la stai vivendo? Ah, la vivo bene, penso che è una cosa molto positiva che ci spinge davvero tutti a dare al massimo e a giocare il meglio possibile per avere ognuno il suo posto.